Ciao ragazze, buon giovedì e oggi in questo video parleremo del mio viaggio in America. Non in questo caso, ma parleremo di tutta l'organizzazione che c'è dietro. Prima andiamo a salutare la ragazza di Instagram. La ragazza di Instagram è, l'ho già vista prima, perché a meno che qualcuno ha messo mi piace nel frattempo. Eh sì. No, voglio salutare anche perché prima ho fatto un video, però dopo ero un po' confusa dalla vita e quindi l'ho dovuto rifare. Ma la ragazza che dovevo salutare si chiamava Sara Piredda, quindi per giustizia saluto lei. E poi invece la ragazza che in questo video si chiama Smarty99. E vi saluto voi due. Allora, in questo video innanzitutto voglio farvi vedere i due rossetti della Sindina che mi sono arrivati. Non me li ha inviati lei purtroppo, no, perché mi snobba dopo tutto quello che ho fatto per lei. No, vabbè, non sono fra le fantastiche youtuber a cui ha mandato i rossetti, sfortunatamente, anche se li avrei voluti. Me li sono comprata con i miei soldi. E sono i Wacky Lipstick, come sapete la Cindy, come se fossimo amiche da una vita, no? La Cindy, la Cindina ha una casa cosmetica che si chiama Mulac, tutto completamente naturale ed è fantastica. Ha fatto uscire anche la palette Different come primo prodotto, ma a me gli ombretti non servivano, aspettavo i rossetti, i correttori, i blush. Ha fatto uscire i rossetti, allora non me li sono fatta perdere, anche perché credo che è una ragazza giovane che ha messo su un'azienda sia da sostenere. E a posto di comprarmi due rossetti della MAC che costano di più, mi sono presa due rossetti della Cindy, così almeno ho sostenuto un'azienda giovane che è appena nata, e mi sembra anche una cosa più carina. I colori sono 12 e ci sono per tutti i gusti, devo dire, proprio tutti i gusti, i più pazzerelli, per quelli più nude, per quelli più normali, e quindi si accontenta tutti. Il prezzo credo che sia 11,90, ma adesso sono il prezzo di lancio a 10,70, non è che cambi molto. E le spedizioni ho visto su, io sono iscritta al gruppo della Diva, anche se non commento mai perché mi vergogno, però io sono iscritta al gruppo della Diva del Tubo, e stavano parlando delle varie spese di spedizione, e io avrei voluto dire la mia, solo che mi vergognavo anche lì, però magari oltre lì, magari, però ho visto anche tipo nella pagina di Passion Makeup, comunque un po' di pagine che seguo di ragazzi, si stavano dicendo come sono queste spese di spedizione. Da quello che ho capito io, se prendi un rossetto costano 6,90€, 5,90€, se ne prendi due, 2,50€, e se ne prendi più di tre o più spendi, sono gratis. Io ho preso due rossetti, quello che ho addosso, che è il 06 Marilyn, è inutile che vi faccio vedere il nome, tanto lo sapete, che è questo. È la prima volta che lo metto proprio per fare questo video, volevo provarlo. Vedete qua la confezione, qua è damascata e qua c'è lo coso della Mulac e qua c'è il rossetto, che è quello che ho addosso. E poi ho preso Flamingo, che è il colore della mia vita. Io amo letteralmente, è stato il mio terzo rossetto preferito dopo quello della MAC e quello della Essence. Non come durata, intendo come colore, perché come durata è spettacolare. Questo l'ho già provato, proprio raga, è spettacolare, ottima qualità, un qualità un 9 su 10, ed è questo viola qui, molto bello, viola freddo ottenuta pastello. Comunque, bando alle ciance, incominciamo. Cosa mi porti in America? Incominciamo per dirvi che farò dei vlog in America, filmerò un po' quello che farò, non saranno giornalieri, non saranno due giorni, ma credo che farò un due video, cioè dividerò tutti i filmati in due vlog, e porterò la vecchia telecamera, perché non voglio portare quella nuova che è costata l'ira di Dio e ho paura che si perde tutto. Poi essendo la qualità maggiore, la scheda di memoria dovrebbe, dura a un tempo minore, quindi porto questa, che è una Sony HD Handycam HDR CX190, questa, che è la mia vecchia telecamera, e per fare dei vlog credo che vi accontenterete, no? Speriamo di sì. Poi passiamo al concetto, oh mio Dio che ansia. Voi dovete sapere che io credevo, partiamo dal fatto che io parto i primi d'agosto, non vi dico il giorno perché non voglio dirlo in anticipo, però tanto lo scoprirete perché farò talmente tante foto che lo vedrete, perché farò anche le foto all'aeroporto il giorno quando parto. Instagram lo tengo aperto, lo aprirò e poi non so se lo richiuderò, ma quando sono in America lo apro, in modo tale che
mi arriveranno la folata di chi si vuole iscrivere al mio profilo, followare, mi potrà followare benissimo perché voglio tenerlo aperto almeno per New York, faccio un po' d'aria al mio profilo. Io parto con... allora... parto da Milano, faccio scala ad Amsterdam, poi da Amsterdam Boston e Amsterdam Boston lo faccio con la Delta Airlines. E devo dire che trovare una valigia è un'esperienza mistica, perché io credevo, da ignorantella, non compro valigie dall'età della pietra, che per comprare la valigia vai nel tuo negozio di pelletteria o da Carpiso, dovunque vuoi andare, entri, guardi le valigie, dici voglio quella, e te ne sbatti del peso, delle misure e tutto, no? Prendi quella che per te è più carina, è grande, è gigantesca, ma invece no. Per comprare una valigia devi stare attento alle misure e che non pesi tanto. E dici, ok, stiamo attenti alle misure. Dovete sapere che le compagnie con cui volerò io il massimo, cioè io volerò con due linee, però devo stare nelle misure di quella che vuole le misure più piccole, sennò me la fermano. E si dà il caso che è la Delta, quella del secondo, cioè se all'andata sarà la seconda, al ritorno sarà la prima. E vuole 157 per il bagaglio grosso. E 157 è veramente poco, e vi giuro che ho sfasato, che avevo già comprato una valigia dell'American Tourister domenica, è solo che era sforava di 3 centimetri, dato che non voglio avere, no, cioè la mia mamma si era, io sono andata in super ansia, mia mamma super ansia, mio padre, ma sì, te la fanno passare, però metti caso che sono in America, un conto se non me la fanno passare in Italia, che c'è mia madre ancora, ma se ad Amsterdam mi dicono che non me la fanno passare, io da sola mi metto a piangere, chiamo Nicole e le dico, Nicole, ospitami, faccio la cat sitter, gatto Denver e gatta Stellina. Allora siamo andate da Carpisa e abbiamo preso questa, scusate per le mie gambe enormi, questa che è una valigia di Carpisa che misura 153 e ha il TSA, che per andare in America dovete avere il TSA, che praticamente se vi vogliono aprire la valigia, quelli dell'aeroporto possono, non rompendovi la vostra password, ma c'è una chiavetta che ve la apre, è buona. E costa 99 euro e pesa 4,6 kg. Anche lì avevamo comprato il bagaglio a mano, sempre dell'American Tourister. No, sforava di un centimetro. Sì, lo sembra lo stesso discorso. Io tutta agitata, mio padre chi se ne frega e mia madre agitata. Allora, alla fine stamattina mia mamma è andata a comprare, mi è andata a comprare il bagaglio a mano, che carina, da Carpisa. Adesso è un pacchettato perché è così. È stata veramente molto 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 carina. Mi sono tornata, cioè l'ho aperta la porta di casa e l'ho vista con la valigetta qui. Io faccio, oh, che carina che sei. Tanto che io amo mia mamma, vorrei fare un big up per mia mamma, perché mia mamma è la migliore. Vorrei che sotto sto video scriveste mamma di Gialissa, ti vogliamo bene, scrivetelo, così dopo faccio vedere i vostri commenti a mia mamma e dirà, Gialli, ma cosa fai? Però so che nel profondo vi vuole bene, quindi scrivetemi qui sotto per favore, fatemi questa gioia immensa. E poi ho preso questo lucchetto della Samsonite col TSA, perché avevo pensato di metterlo con la valigia questa qui. Però ormai questa qua c'è anche questa, il TSA, l'altra non ce l'aveva, quella dell'American Tourister, allora la porterò e lo metterò in... se c'è qualche armadio, comunque un lucchetto serve sempre quando vai in viaggio. Poi di borse... no, allora, sempre riguardo valigie, ho preso questo qui su eBay, l'ho pagato 12 euro, vi metto sotto il link del venditore, velocissimo, ho fatto l'ordine il sabato, questo, e mi è arrivato ieri, solo che non c'ero in casa e mi è arrivato 10 minuti fa che sono andata giù a prenderlo. Questo spedisco con Corriere Bartolini. Questo è il pesa valigia, praticamente lo attaccate alla maniglia e alzate la valigia dalla maniglia e vi dice il peso, ed è molto comodo perché quando sono lì almeno non c'ho l'ansia, anche se io parto con il bagaglio a mano vuoto, perché lo porto lì solo per comprare le cose, per mettere le cose che compro, perché riempio la valigia, perché ho un massimo solo di 23 kg e quindi sì. Poi, sempre a Gigini, che ha comprato su eBay, la Vale ha comprato su eBay una cover, la batteria cover,
che servono sempre queste, quindi l'ho presa per l'America, però avrei già dovuta comprarla, costa anche questa 12 euro. Non so il venditore perché non me l'ha detto, ma basta che scrivete su eBay cover ricaricabile. E è un negozio che viene dall'Italia, e sì, ed è la famosissima cover che quando la vostra, quando il mio telefono sarà all'1%, sempre se sarà all'1%, metto questa qui e la lascio finché vado in camera a ricaricare. Questa qui che ho io non è dotata di filo, quindi userò il mio. Cosa farò? Di mattina, di sera userò il filo per caricare il telefono, di mattina caricherò la cover. Sono già organizzata. Poi, a livello borse, dovete sapere che io di borse sono un po' nella merda. Perché di sera userò questa borsa qui, nera, non per altro, perché l'altra nera che ho è la pochette e non ci sta dentro niente, solo i soldi sparsi e il telefono, proprio se vuoi. Invece sta qua ci sta già più roba, me l'ha inviata Lovely Wholesale, non lo so, comunque non è importante, e costa 3 euro, userò questa. Durante il giorno invece io dovevo usare la borsa Pinko Bag, è solo che mi si è rotta, e quindi un sito mi aveva inviato questa borsa che è la Simil Michael Kors, bianca, spaziosa, dentro questa qui, ed era un regalo, e solo che ho chiesto alla persona a cui l'ho regalata se per favore me la presti per andare in America, mi fa ok, Gianni, alla fine è tua prima che mia, e grazie, gentile. Quindi questa, meno male, perché sennò ero nella merda, devo comprare anche una borsa, e no. E lo stesso discorso è per il portafoglio, porto il mio solito portafoglio che è questo, qui della Carpisa. Però per partire voglio avere uno grosso per metterci anche il biglietto aereo. E anche questo qui era un regalo, che è il simil portafoglio della Louis Vuitton. E solo che me lo prestano, mi prestano il regalo perché è spazioso, grosso e tutto. E quindi porto questo qui, così almeno ci sta un po' di roba. Spero che questo video non si sia prolungato troppo, e so che è un molto tecnico e tutto, però volevo fare anche un video del genere, almeno parlavo ed era più carino. Spero che il video vi sia interessato, perché era utile questo video, e spero che scriverete quella cosa a mia madre, e buon giovedì, ciao!